Pistocchi, ragazzi, dice che Facchetti è stato sempre un uomo leale e non ha mai commesso alcun illecito ed erano i disegnatori a chiamare lui e lui, poverino, era costretto a rispondere, ragazzi. Dimostreremo assolutamente che sono affermazioni prive di ogni riscontro. Vi ritiro, ragazzi, vi dimostreremo invece che Facchetti ha commesso doppio illecito sportivo. Fermi, 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 ragazzi, mi raccomando, rimanete avanti, iscrivetevi al canale, non è importante perché non costa nulla, attivate la campanellina per sapere quando vi uscite un nuovo video. Ragazzi, come sempre, mi raccomando, per il bene della verità, dello sport, del calcio e contro la mafia che oggi occupa il calcio, condividiamo, condividiamo, condividiamo. Bentrovati amici, bentrovati da Aldo De Girolamo. Ragazzi, l'altro ieri Pistocchi fatto un tweet sulla storia di Facchetti rispondendo ai tifosi della Juventus, perché poi sono così, no? Cioè, le cose succedono, tu gliele dimostri, passano qualche anno e di nuovo vogliono cercare di ribaltare la realtà, perché poi una bugia detta tante volte non diventa una verità. Questa è, però, con gli interisti, con gli antijuventini, purtroppo ogni volta gli devi sbattere in faccia la verità, le cose concrete, perché ragazzi, falsificano la realtà, falsificano i passaporti, falsificano gli scudetti, falsificano i bilanci, falsificano le società. Questo fanno, falsificano. Ebbene, cosa ha detto il nostro amico Pistocchi? Ha detto che Facchetti è sempre stata una persona corretta, un grandissimo uomo che non ha mai commesso nessun illecito e che nella storia di Calciopoli non era lui che chiamava Bergamo il designatore arbitrale, ma che era Bergamo che chiamava lui. Ora, a parte il fatto che chiamava anche Moratti, oltre a Facchetti, questa è la cosa gravissima, perché oltre al presidente anche il proprietario dell'Inter chiamavano i designatori e chiamavano anche gli arbitri, nonostante sapevano di essere intercettati. Attenzione, perché le intercettazioni non erano state fatte da un tribunale in modo legale, con tutte le procedure che prevede la legge. No, se le erano fatte loro, con la Telecom di Tronchetti Provera e con Tavaroli, responsabile di sicurezza della Telecom. Cioè, quindi loro stavano intercettando delle squadre rivali e delle persone in modo del tutto illegale, commettendo, oltre alla violazione della privacy, che è punita penalmente, anche un altro reato che è lo spionaggio industriale e un altro reato che è il pedinamenti illegali a Vieri, se vi ricordate, e quindi intercettazioni illegali. Quindi guardate quanti reati tutti insieme, eppure hanno avuto lo scudetto, eppure non hanno pagato. Ebbene, dice che praticamente era, ma a parte il fatto che chiamava anche Moratti, ma poi non è vero manco questo, perché è vero che a volte era Bergamo che chiamava Facchetti, ma a volte era pure Facchetti che chiamava Bergamo, ma al di là di chi chiamava chi, è nel merito che vanno giudicate le telefonate, ragazzi. E nel merito Facchetti ha chiesto più volte piaceri al designatore arbitrale. E più volte veramente ha commesso degli illeciti sportivi molto, ma molto più gravi delle cose che faceva Moggi, perché poi parliamoci chiaro, Moggi cosa ha fatto? Moggi faceva il giochino delle griglie. Bergamo gli parlava delle griglie arbitrali, gli diceva: per me, secondo me, in quella partita ti converrebbe mettere nella griglia quest'arbitro, piuttosto che quest'altra partita metterei questo. Ma era un giochino che poi faceva più o meno anche con le altre squadre. Ma nessuno si è posto il problema a dire: ma andiamo a vedere la domenica poi Bergamo a chi ha messo nelle griglie per il sorteggio arbitrale. E non ha mai ascoltato i consigli di Moggi, quindi questa era un'evidenza per cui le telefonate di Moggi non costituivano per nulla il reato. Non ci inventiamo la storia delle sim svizzere, per carità, perché Moggi ha stradimostrato più volte che le usava nel momento in cui Berlusconi gli disse di essere sotto intercettazione, le usava per fare il mercato. Infatti, in tutte le telefonate intercettate di Moggi non sentite nemmeno una telefonata in cui si parla di mercato, zero, eppure lui passava mezza giornata a telefono a parlare di mercati, a fare mercato. E quindi questo è dimostrato. Inoltre, se le comprava pure Facchetti le telefonate alla stessa rivendita di telefonini di Como, e lo ammise lo stesso De Cillis, proprietario del negozio. Ebbene, ragazzi, gli interisti cosa hanno fatto? Si sono presi questa dichiarazione di Pistocchi, l'hanno pubblicato su tutti i social, come se fosse stata pronunciata, fosse stata detta dal giornalista più esime del mondo, cioè come se fosse stata data una notizia, non lo so, da Washington Post, da New York Times.
Ragazzi, come se fosse stata data da un giornalista credibile, da un giornalista che conosce i fatti, da un giornalista imparziale. Ragazzi, e Pistocchi! Porca la miseria! E Pistocchi, ma ci rendiamo conto, no? Una che è stata cacciata dall'ordine dei giornalisti. E beh, ora, al di là di questo, al di là di questo, ragazzi, ma c'è stata una sentenza su Facchetti, su Calciopoli, va salvata la prescrizione, ma c'è venuto in soccorso il figlio di Facchetti. Cosa è successo? Perché poi tutti ci dimentichiamo, si fa finta di dimenticarsi anche il Nan Pistocchi. Cosa è successo? È successo che nel 2015, Moggi, durante una trasmissione per televisione, disse che Facchetti telefonava ai disegnatori, quello che sto dicendo io, no? Quello che evidenziavano poi le intercettazioni che erano state nascoste durante il processo sportivo e che gli avvocati di Moggi le tirarono fuori e che il colonnello Auricchio le aveva nascoste apposta perché non gli interessavano le telefonate dell'Inter. Cavolo, hanno messo su tutta la storia delle intercettazioni illegali per punire la Juventus, per colpire la Juventus, per vincere finalmente qualcosa e poi che fa? Andiamo a pigliare pure le intercettazioni di Moratti e Facchetti. E no, cavolo, quelle vanno nascoste. E meno male che non le hanno distrutte perché fortunatamente gli hard disk, l'avvocato di Moggi li prese prima che loro uscirono perché erano 270.000 le telefonate, solo 22 riguardavano la Juventus, non ha avuto il tempo di andarle a cercare per cancellarle. Fortunatamente, invece il pool difensivo di Moggi si mise lì con tanta pazienza e le andò a scovare. Ecco cosa è successo. Moggi fece queste dichiarazioni, parlò anche del passaporto falso di Ragoppo, quindi tutte cose verità conclamate, tutte cose certificate. E il figlio di Facchetti, ragazzi, non voglio definirlo, non voglio definirlo. Il figlio di Facchetti cosa fece? Querelò Moggi. Querelò Moggi dicendo che non erano vere niente, come ti permetti di dire queste cose di mio padre? Se non gli dispiace che è morto, la morte è sempre una cosa brutta, non la si augura a nessuno, nemmeno a peggio delinquente. Però se uno è delinquente, se uno ha commesso degli illeciti, ragazzi, cioè, non è che poiché sei morto si cancellano queste cose. E nemmeno puoi obbligarmi a non dirle, soprattutto se mi accusate, soprattutto se sono l'unico a pagare. Perché Moggi alla fine è stato l'unico a pagare ed è stato quello che ha fatto meno di tutti. Gli ho messo le intercettazioni di Lotito, la storia della Roma con gli orologi e Meani, ragazzi, è pure l'unico che ha fatto meno di tutti a pagare, perché in realtà era stato architettato tutto Calciopoli per farla pagare a Moggi e alla Juventus. Questa è la verità. Ebbene, si andò a processo. E a differenza di qualcun altro che le intercettazioni le ha nascoste o di Pistocchi che probabilmente non le ha ascoltate, le avrà lette, il giudice Maggi invece le ascoltò bene, le ascoltò tutte le telefonate di Facchetti e di Moratti. E che cosa sentenziò? Sentenziò che in realtà Facchetti faceva lobba ingoiardi, ma adesso ve la vado a leggere, ragazzi. La sentenza, alcuni stralci, vi vado a leggere alcuni stralci perché poi la sentenza dovete sapere che prese come riferimento vari aspetti, prese riferimento a fu chiamato a deporre l'arbitro Bertini, che era quello che compariva in una delle intercettazioni più gravi di Facchetti, la storia delle 12 partite arbitrate all'Inter con i 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, in cui si chiedeva di smuovere la casella delle vittorie, e questo l'aveva detto Bergamo, e avevo già messo in un altro video questa telefonata, l'aveva detto insieme a Bergamo. Ma poi il nostro amico Facchetti andò anche nello spogliatoio prima della partita col Cagliari a dirlo all'arbitro, quindi non solo l'aveva detto col designatore a telefono, si permise di andare nello spogliatoio dall'arbitro a dire questa cosa, ragazzi. E vi faccio ascoltare l'intercettazione telefonica tra l'arbitro Bertini, prima, poi leggiamo la sentenza, tra l'arbitro Bertini e il designatore Bergamo, quando Bertini gli racconta il fatto che Facchetti era venuto nello spogliatoio. Questa è un'intercettazione telefonica privata sulla quale loro non sapevano di essere intercettati. È meglio sempre chiarirlo perché solo gli interisti sapevano di essere intercettati. Ascoltate. Quelle lì sono un po' insofferenti quando me ne sono accorto, però è stata una remata dal primo minuto poi, dal primo minuto, non capisco perché. Tra l'altro c'è stato Facchetti all'inizio della partita, è venuto dentro lo spogliatoio a salutare con quel fare sempre, ah, sai, questa è la 13ª partita, per ora siamo in perfetta parità, 4 perse, 4 vinte e 4 pareggiate. E
per l'Inter non è che sia un grande scorra, ha detto. Quindi l'avevamo preparata in questo modo con la partita. E non è stato piacevole. Non è stato piacevole. Mi ci parli, sì. Ti lasciano più tranquillo in campo, perché ci avevo già parlato, le avevo già detto, ma questo non capisce un cazzo, detto, guarda, no, ma non lì ho l'impressione che non so neanche l'interlocuzione più giusta quale possa essere, perché questo è veramente a volte è imbarazzante. Una premessa del genere, no. ci siamo guardati tutti prima della partita. Io. Beh, ragazzi, la sentenza, passiamo alla sentenza, avete sentito, no? Cioè, addirittura Bertini dice veramente una situazione strana e imbarazzante, si sono guardati in faccia gli arbitri, vedere un presidente di una squadra di calcio di Serie A entrare nello spogliatoio degli arbitri e dire con noi tu hai arbitrato 12 volte, questa è la 13ª, 4 l'abbiamo vinto, 4 l'abbiamo pareggiato e 4 l'abbiamo perse, cioè ragazzi, già solo per questo l'Inter andava radiata. Cosa dice la sentenza? Perché quindi si riferì a questa telefonata, ad altre telefonate, ma fu proprio interrogato come test quest'arbitro, l'arbitro Bertini, e poi si prese la relazione di Palazzi, il quale, quando Moggi scovò le telefonate, le consegnò alla giustizia sportiva, mentre la Juventus in 2 settimane fu mandata in Serie B, Palazzi ci mise un anno ad ascoltare quelle telefonate di Facchetti e Moratti. Un anno per analizzare, dopo un anno fece la sua relazione dicendo che l'Inter non solo aveva violato l'articolo 1, cioè slealtà sportiva, e quindi già solo per quello, Serie B, ma addirittura aveva violato anche l'articolo 6, cioè cercare di condizionare la classe arbitraria cercando di ottenere un vantaggio per la propria squadra, quindi anche corrompere gli arbitri, praticamente l'articolo 6, il tentato corruzione degli arbitri, quindi articolo 1, articolo 6, quindi altro che Serie B, Serie C. Però Palazzi aspettò prima la prescrizione prima di emettere questa, però il giudice Maggi andò a prendere quella relazione, quindi usò anche quella, stralci di quella relazione nella sua sentenza. Cosa dice la sentenza di Oscar Maggi, il giudice, è molto chiara. Le telefonate di Facchetti costituiscono un elemento importante per qualificare una sorta di intervento di lobbying da parte dell'allora presidente dell'Inter nei confronti della classe arbitrale e sono significative di un rapporto di tipo amichevole e preferenziale, raggiungendo vette non propriamente commentevoli. E se più chiaro di così, io non so. Invece, riferendosi alle parole di Moggi, sulle quali era stato querelato e sulle quali Maggi ovviamente assolse Moggi, dicendo che in realtà aveva detto il vero, e cosa scrisse sulle parole di Moggi nella sentenza? Sono con certezza riferibili a vicenze sicuramente accadute. Quindi, sentenziò che le parole di Moggi si riferivano certamente, sicuramente a fatti realmente accaduti. Quindi quando Moggi diceva Facchetti ha cercato di corrompere gli arbitri, praticamente per il giudice di Milano, giustizia ordinaria, un tribunale vero, non una giustizia sportiva a giocattolo, praticamente erano certamente vere, quindi è certato che Facchetti ha cercato di corrompere gli arbitri. Capito, Pistocchi? Bene. Inoltre, cosa c'era scritto nella relazione di Palazzi, ragazzi? Nella relazione di Palazzi a cui poi il giudice Maggi ha tratto degli stralci. E diceva, sono emersi contatti, questo è Palazzi, sono emersi dei contatti intercorrenti, sono emersi, l'ha presa Moggi, tra il presidente dell'internazionale Facchetti e vari esponenti del settore arbitrale che assumono rilevanza, oltre che per la specificità dei contenuti, anche perché costituiscono elementi dimostrativi del rapporto privilegiato, quantomeno rispetto alla generalità delle altre squadre, che la società sportiva in questione poteva vantare all'epoca con il mondo arbitrale in molte sue componenti. E ancora, la condotta di Facchetti appare presentare notevoli e molteplici profili di rilievo disciplinare,
dalle carte in esame, in particolare dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, emerge l'esistenza di una fitta rete di rapporti stabiliti e protratti nel tempo, intercorsi dal presidente della società internazionale FC Giacinto Facchetti ed entrambi i disegnatori arbitrali Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, fra i cui scopi emerge tra l'altro il fine di condizionare il settore arbitrale. Secondo Palazzi, le condotte di Facchetti, oltre a costituire violazioni dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva, rappresentano un gravissimo attentato ai valori di terzietà, imparzialità ed indipendenza del settore arbitrale nel suo complesso e violano quindi anche l'articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva. 6 e C, ragazzi, alla fine però dice nulla procede perché nel frattempo sono scattati i termini di prescrizione. Questo è, ragazzi, e quindi come potete vedere, l'ennesima volta dobbiamo dimostrare che gli interisti e gli antijuventini dicono il falso e lo dicono apertamente e si vantano pure, cercano pure di diffondere notizie fake, o perché sono ignoranti, o perché sono semplicemente falsi, o perché, come dico sempre, l'unica cosa che sanno fare meglio di rubare e di falsificare è quello di negare l'evidenza. Il figlio di Facchetti, ragazzi, cosa fece? Non contento, prese e fece ricorso. Si andò nel 2015, a luglio ci fu la sentenza di primo grado che assolse Moggi dalla querela, dall'accusa di diffamazione del figlio di Facchetti. Lui fece ricorso e alla fine del 2018, in realtà nel gennaio 2019, ci fu anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano, quindi secondo grado, che confermò il primo grado, e cioè che Facchetti faceva lobbying con gli arbitri. Ora, noi pensavamo che la relazione di Palazzi, nonostante confermava tutto quello che abbiamo sempre detto, no? Che l'Inter aveva fatto perdere la Juventus, che doveva andare in Serie B con lo scudetto di cartone, oltre al fatto che non poteva nemmeno presentarsi in quel campionato, perché non avevano i requisiti economici, perché avevano fatto una serie di plusvalenze fittizie con il Milan, che avevano anche patteggiate, avevano ammesso, e senza quelle plusvalenze non avrebbero avuto i requisiti, quindi un campionato che non dovevano nemmeno parteciparvi, ci partecipano, arrivano i terzi, fanno pedinamenti illegali, intercettazioni illegali, fanno spionaggio industriale, raccolgono le telefonate di solo di Moggi, il resto le nascondono. Quando Moggi gliele prende, loro fanno passare apposta la prescrizione, si autoassegnano uno scudetto e lo fanno arrivare e se lo tengono. Cioè, ragazzi, questo è l'Inter. Ebbene, noi ci aspettavamo che poi alla fine quella relazione di Palazzi, seppur confermasse, pensavamo che sarebbe rimasta lì, no? Solo, diciamo, come una questione morale a conferma del fatto che sono dei ladri e che noi sapevamo già. Però grazie al figlio di Facchetti almeno gli ha dato un senso, grazie al figlio di Facchetti che ha querelato Moggi, ci ha fatto un grande favore, almeno un giudice ha potuto ribadire che Facchetti, il nostro amico caro Facchetti, defunto Facchetti, buona la pace sua, faceva lobbying con gli arbitri. Grazie mille Gianfelice Facchetti. Fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video, questo è tutto, è sempre fino alla fine, forza Juventus.